Diretta, penso. Vediamo se siamo in diretta. Ok. Dovrei essere in diretta. Buonasera a tutti. Ovviamente, come al solito, non ci sarà nessuno in questo momento, in questa diretta, perché non le faccio, non le programmo. Per cui chiedo sempre scusa per questa cosa, ma vengono fatte sull'ispirazione, diciamo, del momento. Ricordo poi che comunque spero che si senta bene, come al solito. Ricordo poi appunto che queste dirette, questi video, poi li ricondivido sia sulla pagina che sul canale YouTube. Però appunto, come dico ogni volta, mi viene più facile farli così in diretta. Allora. Sì, mi dice che sono in diretta, per cui io parlo come al solito. Male che vada, poi cancello tutto. Se c'è qualcuno, se mi fate sapere appunto se si sente bene, bene. Se no, poi dopo lo condivido. Se si sente male, cancello tutto e al limite lo rifacciamo un'altra sera. Ciao per chi c'è. Come al solito, un video a sorpresa. Di che cosa voglio parlare? Gli ho dato un titolo un pochino particolare perché vorrei parlare un attimino, dare giusto come al solito, molto breve. Fatemi sapere, ecco, se si sente bene, se c'è qualcuno in diretta, forse sì, vedo che c'è qualcuno. Ciao, mi dici se si sente bene? Se si sente bene, beh, io continuo a parlare, poi vediamo cosa succede. Diceva appunto che è un video non programmato. Perché vorrei dare giusto qualche indicazione sui fiori di Bach che possono essere utili per affrontare il momento presente, che è un momento un pochino particolare. Non voglio affrontare un discorso in generale, ciao per chi c'è, grazie che mi dite che si sente, per cui non voglio fare un video specifico su tutti i fiori di Bach perché sono 38, sono tantissimi. Non voglio neanche stare qui a parlare nello specifico su che cosa sono i fiori di Bach, perché poi appunto su internet trovate tante informazioni. Diciamo che appartengono a quella che viene chiamata appunto la floriterapia, anzi sono cioè, dai fiori di Bach parte poi tutte quelle che sono le branchie varie ed eventuali della floriterapia, quindi i fiori australiani, eccetera, eccetera. Nascono molto per l'autoguarigione energetica, nel senso che vanno a ricentrare noi stessi in quelli che sono magari degli squilibri. Questo appunto senza entrare nello specifico, poi magari sotto condividerò qualche link. E niente, questa sera mi è venuto in mente che, visto il momento, visto che anche io li uso tantissimo, i fiori di Bach possono aiutarci tantissimo contro paure, ansie, stress, attacchi di panico anche, per cui se prendete carta e penna, comunque poi dopo lo riguarderete, vi do magari l'indicazione di qualche fiore di Bach, appunto, che in questo periodo può esservi utile. Partiamo dal primo. Io, come al solito, ho preso anche un pochino di appunti di quello che ho scritto, però poi non li leggerò e vado molto così diretta su quello che mi viene al momento. Però diciamo che ho il mio classico post-it, dove mi sono scritta le due o tre cose che non voglio dimenticare. Per cui partiamo dal primo fiore in assoluto, che in realtà non è un fiore, ma è la miscela in assoluto che aveva creato il dottor Bach stesso, che è Rescue Remedy. Lo dice già la parola, rimedio di emergenza. È composto da cinque fiori, poi per chi vuole approfondire senza entrare qui nello specifico. Ciao, buonasera per chi c'è. Stiamo parlando dei fiori di Bach che possono darci una mano in questo periodo un pochino particolare. Diceva appunto il Rescue Remedy, poi per chi vuole può andare ad approfondire su internet, anzi è un consiglio che do sempre, è quello che viene chiamato rimedio di emergenza, per cui è questo, io ve lo faccio vedere, lo trovate, i fiori di Bach, diciamo che ci sono tantissime aziende che li fanno, li potete trovare in tantissimi modi, in farmacia, in erboristeria. Hanno bene o male un costo che va per i 10 ml dai 10-12 euro circa. Si possono assumere sia da soli che insieme comunque sia ad altri fiori, ognuno poi dopo si fa una sua miscela personale. Il consiglio è di andare un pochino a curiosare su internet e poi scrivervi giù i fiori che sentite appunto più consoni a voi, che vi servono in quel momento. La cosa bella dei fiori di Bach è
è che non hanno praticamente controindicazioni e che se si sbaglia, fra virgolette, il fiore, non succede niente, non si va in uno stato negativo. Detto questo, chiusa questa parentesi, io prima di parlare, di fare questo video in diretta questa sera, due goccine di fiori di Bach del Rescue Remedy le ho prese, perché appunto è un rimedio di emergenza che consiglio a tutti in questo periodo, ma non solo, perché può aiutare voi e in una situazione di emergenza anche chi vi sta a fianco. Per cui dalla paura di volare al dentista, agli attacchi di panico, a quel momento di ansia, a quel momento di sconforto, a quel momento di agitazione, diciamo che Rescue Remedy, quattro goccine direttamente sotto la lingua oppure diluite in un pochino di acqua possono, da sorseggiare piano piano, possono aiutare molto. Per cui in questo momento particolare il Rescue Remedy diciamo che è una cosa che può aiutare tutti, in generale tutti, veramente tutti. Si può dare anche agli animali, alle piante, ai bambini, per cui cioè, veramente può aiutare molto. Detto questo, quali sono i fiori di Bach che in questo momento ci possono aiutare in base a quello che è il nostro stato d'animo un pochino più predominante in quel momento, in questo momento? Quindi, oltre al Rescue Remedy che ne abbiamo parlato, quindi il rimedio di emergenza che va bene per tutti, può andare molto bene anche in situazioni di emergenza fisiche, in attesa di un soccorso, ad esempio, per cui è una cosa che veramente consiglio a tutti da tenere in casa o comunque sia anche in borsa quando andate in giro. Allora, quali sono i fiori che secondo me, che ho buttato giù così a mente, al volo, mi sono venuti in mente per questo periodo? Il primo fiore in assoluto è il Mimulus, ossia c'è cioè, un fiore che viene molto consigliato per le paure. Non tanto per le paure sconosciute, ma per le paure fisiche. È un fiore che aiuta molto a riequilibrarsi se la paura di una determinata cosa in quel momento sta prendendo sopravvento su di noi. Per cui paure fisiche di qualcosa che si sa, ad esempio non l'attacco di panico, che è una paura diciamo differente, per cui lì ha delle origini differenti. La paura, ad esempio, non so, in questo caso non vorrei citarlo, però citiamolo, la paura costante, il pensiero costante del coronavirus, quindi la paura di ammalarsi, la paura della malattia, la paura che succeda comunque sia qualcosa, una cosa che ci toglie comunque sia energia, il Mimulus in questo caso ci può aiutare molto, per cui è un fiore che viene consigliato per gestire meglio le energie nel caso di paure conclamate, per cui se si sa di che cosa si ha paura, per cui in questo caso diciamo che il Mimulus per la paura del coronavirus può aiutare molto. Se questa paura si sfoga molto verso i propri cari, quindi io ho paura per me, ma principalmente ho paura che succeda qualcosa a mia madre, a mio padre, ai miei figli, allo zio anziano, al mio migliore amico, al mio compagno, quindi se questa ansia prende il sopravvento e tende comunque sia a predominare la nostra giornata come pensiero costante sulla paura dei nostri cari, quindi che possa succedere qualcosa a loro e quindi si diventa anche iperprotettivi, si tende anche nello stato peggiore a togliere il fiato e quindi ad essere un pochino sopra troppo sugli altri, in questo caso può andare molto bene il Red Chestnut. Il Red Chestnut è un fiore che appunto può aiutare se c'è troppa paura e troppa apprensione per la salute, ad esempio, dei propri cari in questo momento. E quindi Red Chestnut l'abbiamo detto. Se il pensiero fisso e costante, ad esempio, del coronavirus, di quello che può succedere, ma questo ovviamente è un video fatto in questo momento dedicato non tanto al coronavirus, ma ovviamente è purtroppo un argomento principe in questo momento, per cui parliamone perché è quello che mi ha ispirato un pochino questo video in diretta su Fiori di Bach, che possono andare bene per il momento. Per cui, dicevamo appunto, se c'è questo pensiero ricorrente, quindi se si tende a essere quasi in un loop mentale, per cui si è sempre lì con il pensiero, si è sempre lì con il pensiero, e quindi è un pochino un disco rotto, va molto bene White Chestnut, quindi per la sindrome del disco rotto, per chi è sempre fisso sulla stessa cosa e non riesce mai appunto a pensare ad altro, comunque se in quel momento ha un pensiero ricorrente, spesso e volentieri negativo, perché di solito purtroppo tendiamo a concentrarci di più sulle cose che non ci piacciono, che non su quelle che vorremmo. Questo è un altro discorso, poi magari ne parleremo. Va molto bene appunto White Chestnut come fiore, che è appunto il fiore per la sindrome del disco rotto. Se io sono sempre lì, se
se io sono sempre lì in un loop mentale. Quindi, ad esempio, se io sono sempre in un loop mentale perché ho molta paura nei confronti dei miei cari, va molto bene il Red Chestnut con il White Chestnut associati. Però appunto poi dopo lì sull'associazione ne parleremo magari secondo me in un'altra sede. Un altro fiore che può aiutare molto in questo momento è per chi comunque sia si sente sporco, ma non per forza sporco in senso negativo, per chi ha bisogno di una purificazione, per cui è un fiore molto consigliato per chi ad esempio in questi momenti sta lavorando negli ospedali. Per chi comunque sta lavorando molto a contatto con le altre persone, per cui sente questa necessità di, diciamo, di purificarsi, molto bene crab apple come fiore di Bach, perché è il melo selvatico, ed è un piccolo fiorellino bianco che aiuta appunto a purificare se stessi. Ciao per chi c'è, stiamo parlando un attimino dei fiori di Bach per la situazione, poi come al solito un video a sorpresa e poi dopo lo riposterò sulla pagina così lo vedrete meglio. Gli ultimi due fiori che vorrei citare sono uno è il walnut, quindi la noce, è un fiore che può aiutare tantissime persone, aiuta in particolar modo terapisti, medici, infermieri, massaggiatori, tutte le commessi, tutte le persone che comunque si lavorano molto a contatto con il pubblico perché aiuta appunto a relazionarsi meglio con gli altri senza essere vampirizzati in generale dall'energia degli altri. E dai pensieri negativi di se stessi, quindi in questo caso potrebbe andare molto bene associato con il White Chestnut, quindi mi proteggo e evito che anche i miei pensieri mangino me stessa, diciamo, e mangino la mia energia. L'ultimo fiore, qui non vorrei dilungarmi molto, che appunto voglio citare, ma che vedo che è un fiore che potrebbe aiutare tante persone in questo momento, senza fare troppa polemica, è il fiore che si chiama Beech, che è il fiore per gli intolleranti, per cui non entro nello specifico dell'argomento, però diciamo che in questo momento Beech, che è il fiore dell'intolleranza e dell'aiuto all'aprirsi verso gli altri, è un fiore che può aiutare. Stiamo vivendo tutti un momento di paura, per cui se, è un altro fiore che cito al volo, se la paura è conclamata di qualcosa come con il Mimulus non dovesse bastare, per cui si va a sfociare in attacchi di panico veri e propri, quindi il terrore proprio ad esempio della morte, il terrore di morire, allora in quel caso può andare bene il Rock Rose come fiore di Bach. Dicevo appunto, tornando al discorso che facevo prima, Beech, che è un pochino il fiore dell'intolleranza, ci può aiutare tutti un pochino in questo periodo ad essere tutti più tolleranti gli uni nei confronti degli altri, ricordandoci che mascherina a parte, siamo tutti veramente un unico respiro. A parte questa finale, diciamo, filosofico, ricordiamo i fiori che ho citato in questo video, che sono i fiori che secondo me sono quelli che a pelle così di getto mi sono venuti giù e che potrebbero essere utili per tanti, me compresa in questo periodo. Come fiore di Bach, ricordiamo, vabbè, Rescue Remedy in primis, quello che può aiutare veramente tutti a tenere sempre in borsa o con sé, che è appunto il rimedio di emergenza per qualsiasi cosa. Il Mimulus, quindi, cioè per le paure conclamate, quindi se si sa veramente di che cosa si ha paura in quel momento, quindi io ho paura, dei ragni, io ho paura del coronavirus, io ho paura di una cosa e questa cosa mi toglie energia perché il mio pensiero è sempre lì, va benissimo il Mimulus. Se non basta il Mimulus e quindi questa paura diventa terrore vero e proprio, allora si passa al Rock Rose come fiore. Se un pensiero, specialmente negativo, è costante, non ci permette di vivere bene, ci toglie energia, anche se ci concentriamo su altro, durante il giorno alla fine ritorniamo sempre lì con la mente, va molto bene il White Chestnut, quindi il fiore contro la sindrome del disco rotto. Va 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 va. Se questa paura, specialmente in questo periodo di coronavirus, sfocia più che in noi stessi, nei confronti degli altri, dei nostri cari, quindi il terrore, la paura e la troppa apprensione, quindi lo stare troppo addosso ai nostri cari, ai nostri figli, ai nostri genitori, quindi alle persone che ci stanno vicine, più care, e questo tende ad essere una cosa che toglie energia a noi, ma che tende a soffocare anche un pochino la libertà delle persone, che in realtà vorremmo proteggere. Allora può andare molto bene il Red Chestnut come fiore. Il Crab Apple è un fiore, dicevamo prima, che è appunto il fiore della purificazione,
per cui può aiutare veramente tutti in questo momento, in particolar modo le persone che lavorano in ospedale, comunque in strutture dove si relazionano con tante energie fisiche e non solo durante tutto il giorno, può andare molto bene appunto il crab apple, che è il fiore della purificazione. Il walnut, lo dicevo prima, è la noce, quindi la protezione, quindi chi lavora molto a contatto col pubblico in questo momento potrebbe andare molto bene come combinazione walnut con i crab apple, per quindi purificarsi evitando che gli altri continuino, diciamo, ad intaccare la nostra energia, quindi riuscire a dare agli altri senza essere, tra virgolette, tante volte involontariamente da parte di molti vampirizzati. In generale, appunto, il walnut può andare molto bene. Beech, che è il fiore per l'intolleranza, un pochino per tutti, quindi cerchiamo di essere un attimino tutti più tolleranti nei confronti di tutti. E infine questa cosa che tocca in particolar modo le persone che stanno vivendo un momento di cambiamento, ma che magari anche durante questi periodi particolari hanno perso delle persone care, è lo Star of Bethlehem. La Stella di Betlemme, come fiore di Bach, è proprio il fiore che aiuta le persone che devono superare dei lutti, sia fisici che anche proprio di cambiamenti energetici nella loro vita. Niente, questo è stato come al solito un video a sorpresa. Spero che si sia sentito tutto. Io poi lo ricondivido dall'inizio per chi non c'era dall'inizio. Abbiamo parlato, abbiamo citato, non so quanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 circa fiori di Bach che potrebbero essere utili in questo momento per viverci tutti un attimino più la situazione con più calma nei confronti di noi stessi, senza entrare in un loop mentale negativo, evitando di preoccuparsi troppo degli altri, quando questo poi diventa sopraffare gli altri nella loro libertà, diciamo, di movimento e di scelta, sia nei confronti di chi ci è più caro, sia nei confronti dell'umanità intera, quindi Re, Chestnut e Beach. Detto questo, io vi saluto, vi auguro una buona serata, cerchiamo di stare un attimino tutti sereni e concentriamoci sulle cose che vogliamo, non su quelle che non vogliamo, perché è proprio un discorso fisico e matematico. L'universo recepisce solamente le cose positive, per cui la negazione non la recepisce. Io oggi sono andata a tagliarmi i capelli, è un esempio stupido, però funziona. Se pensavo, ah, cavoli, spero che non mi taglino male i capelli, pam, arrivavo lì, i capelli al 90% mi tagliavano male, per cui poi magari per alcuni sono tagliati male. A me piacciono comunque. Detto questo excursus, il senso è cerchiamo di concentrarci sulle cose positive. L'ultimo fiore che mi viene in mente, e con questo chiudo, se uno ad esempio non ha più voglia di ridere, se è stanco e si sente veramente alla fine proprio della stanchezza energetica perché dice no, di nuovo questa cosa, ancora, è un loop mentale, non ce la faccio più, olive come fiore di Bach, è proprio un fiore di Bach che serve alle persone che sono a terra, che sono proprio stanche. Il suo opposto è oak, che invece serve alle persone che vogliono andare avanti come una quercia all'infinito, a un certo punto si spaccano. Per cui evitiamo sia di arrivare a terra, e nel caso prendiamo Olive, che di tirare, tirare, tirare senza fermarsi mai, come la quercia, per poi arrivare comunque sia a frantumarsi, per cui e a creparsi. Per cui evitiamo tutte e due queste due cose. In questo i fiori di Bach ci possono aiutare molto, perché non hanno controindicazioni, letteralmente sono un dono della natura e aiutano proprio a ricentrarci in noi stessi. Grazie per chi è stato qui ad ascoltarmi, io auguro a tutti una buona serata e qualsiasi domanda, poi limite informazioni scrivetemi qui sotto che poi dopo vi rispondo. Scusatemi se non guardo diritto lì, ma non so mai dove guardare bene. L'importante è che si sia sentito bene, che sia arrivato ecco quello che volevo passare. Grazie mille, buona serata a tutti.